Benvenute e benvenuti al TG del Salvagente, il telegiornale che tutela il consumatore. Apriamo questa sera parlando di cannabis light, che secondo un DDL sicurezza viene equiparata alla cannabis stupefacente. Ovviamente scatenate le proteste dei lavoratori del settore. Sentiamo il servizio. Una grave sconfitta per la libera impresa in Italia. È stato così bloccato un settore in forte crescita, trainato soprattutto dai giovani agricoltori. E questo è il primo commento del presidente di CE Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, con il quale il governo colpisce la parte più pregiata del comparto agroindustriale della canapa da estrazione, basato sulla produzione di derivati da cannabidiolo, utilizzati per impieghi che sono ampiamente riconosciuti dalla normativa europea, dalla cosmesi all'erboristeria, dagli integratori alimentari al florovivaismo. Secondo CE Agricoltori Italiani, in questo modo se ne va letteralmente in fumo la filiera dei produttori di canapa legale, che conta migliaia di posti di lavoro e circa 500 milioni di euro di fatturato annuo. Un provvedimento, continua la CIA, che arriva peraltro in un periodo in cui la produzione è in pieno campo, con il rischio per gli agricoltori di non poter vendere il frutto del proprio lavoro, legale, tracciato e controllato dalle stesse forze dell'ordine. Prima della votazione sul DDL sicurezza, il decreto del 27 giugno 2024, che inserisce le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis, nella tabella delle sostanze stupefacenti, era l'ultimo di una serie di provvedimenti e pareri istituzionali che hanno avuto inizio nel 2020. Già il 1 ottobre 2020 un decreto simile aveva cercato di aggiornare le tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, includendo il CBD nella sezione B della tabella dei medicinali, soggetto quindi a prescrizione medica non ripetibile. Tuttavia, l'entrata in vigore di questo decreto è stata sospesa il 28 ottobre 2020 a causa delle richieste di ulteriori approfondimenti tecnici da parte delle autorità sanitarie. Il 7 agosto 2023 un ulteriore decreto ministeriale è stato emesso per revocare la sospensione del 2020 e ripristinare l'inserimento del CBD nella tabella B. Tuttavia, anche questo decreto è stato sospeso dal TAR del Lazio, che ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del decreto, rilevando che la motivazione del decreto appare priva della richiesta integrazione istruttoria da parte del Consiglio Superiore di Sanità e non sufficientemente chiara in ordine ai concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica. In esecuzione dell'ordine del giudice, il Ministero della Salute ha rinnovato l'istruttoria, inviando una nuova richiesta di parere sia all'Istituto Superiore di Sanità che al Consiglio Superiore di Sanità. I pareri aggiornati hanno confermato la necessità di inserire il CBD nella tabella B dei medicinali. Prodotti gluten free che contengono glutine e glifosato. Questa la denuncia di Mom Across America, associazione di mamme statunitensi. Glifosato, pesticidi, pochi minerali e perfino glutine. Nel test condotto dagli Stati Uniti dall'associazione di mamme Mom Across America sui cibi senza glutine bio e non bio è davvero uscito di tutto. L'associazione ha analizzato 46 prodotti gluten free tra pasta, pane, popcorn, prodotti a base di riso e in ben 44 alimenti ha riscontrato glifosato, anche in quelli biologici. Il 100% dei campioni conteneva tracce o livelli superiori di altri pesticidi come il peperonil butossido, sospetto cancerogeno. Solo 7 campioni contenevano solo tracce. 4 campioni avevano livelli di glutine superiori ai 20 ppm consentiti dall'FDA, la Food and Drug Administration, l'autorità per la sicurezza alimentare statunitense. Tutti i campioni testati avevano un contenuto di minerali molto basso, indice di scarso valore nutrizionale. Ha precisato la direttrice di Moms Across America, Zen Honeycutt, che credono che i produttori di prodotti senza glutine si siano impegnati a trovare ingredienti puliti per i loro prodotti. Tuttavia, il governo degli Stati Uniti consente l'uso di così tanti prodotti chimici nocivi e gli agricoltori si sentono obbligati a usarli perché sono pesantemente commercializzati. I loro prodotti, tuttavia, sono contaminati e l'impatto sulla salute dei loro clienti è inaccettabile. Per quanto riguarda il glifosato, un probabile cancerogeno capace di esplicare i propri effetti anche a basse dosi, come dimostra lo studio dell'Istituto Ramazzini di Bologna, il problema principale è che negli USA, a differenza che nell'UE e prima ancora in Italia, è consentito l'uso del glifosato in pre-raccolta, per favorire l'essiccatura del grano, ad esempio. Questo favorisce la presenza di residui nei prodotti finiti. I risultati del test di Mom Across America parlano da soli. Il 21% dei campioni era positivo al glifosato a livelli superiori a 10 ppb, il limite di rivelabilità tecnica europea. Secondo il professor Don Huber, emerito della Purdue University e fitopatologo da 60 anni, l'esposizione a 0,1 ppb di glifosato è dannosa e dovrebbe essere evitata. Il 95,6% dei campioni conteneva più di 0,1 ppb di glifosato.
Sigarette elettroniche, sempre più utilizzate soprattutto fra i giovani negli ultimi anni perché considerate innocue. Uno studio condotto in Germania però mette in dubbio questa innocuità. Sentiamo perché. Nel 2022 vari laboratori statali tedeschi hanno analizzato 250 campioni di sigarette elettroniche monouso, prelevati da diverse fonti, tra cui chioschi, negozi al dettaglio e online. Questa indagine, condotta in 8 Länder, ha valutato diversi parametri, tra cui la corretta etichettatura del contenuto di nicotina, il volume di riempimento, la sicurezza del prodotto, la presenza di avvertenze adeguate e la conformità alla normativa europea tramite il portale EUSIG. I risultati emersi sono stati decisamente preoccupanti. Nessuna delle sigarette elettroniche esaminate è risultata conforme alle normative vigenti. In particolare, il 10% dei prodotti ha superato il limite legale di 20 mg per millilitro di nicotina. Mentre in oltre il 50% dei campioni la quantità effettiva di nicotina non corrispondeva a quella dichiarata sull'etichetta. Questo rappresenta un grave rischio per i consumatori, in particolare per i giovani che possono essere esposti a livelli di nicotina superiori a quelli previsti. Il 35% delle sigarette elettroniche analizzate ha mostrato un volume di riempimento superiore al massimo consentito di 2 ml, infrangendo così le normative europee e aumentando il rischio di un uso eccessivo. Un altro aspetto cruciale emerso dall'indagine è l'assenza di misure di sicurezza per i bambini. Nessuna delle sigarette elettroniche esaminate è risultata dotata di sistemi di sicurezza adeguati per prevenire l'uso accidentale da parte dei bambini, un fattore particolarmente preoccupante dato il rischio di avvelenamento da nicotina. Circa il 40% dei prodotti analizzati è stato identificato come falso, con codici QR che rimandavano a siti web fraudolenti che imitavano quelli ufficiali dei produttori. Questo fenomeno non solo inganna i consumatori, ma rappresenta un ulteriore rischio, poiché i prodotti contraffatti possono contenere sostanze pericolose non dichiarate. Infine, solo il 6% dei campioni è risultato conforme alla normativa europea riguardante la registrazione dei prodotti tramite il portale EUSIG. La maggior parte delle sigarette elettroniche non rispetta questo requisito, dimostrando un grave problema di tracciabilità e controllo da parte delle autorità. Passiamo ora a sentire l'intervista di Enrico Cinotti, giornalista del Salvagente. La copertina del numero di settembre del Salvagente è dedicata a un test sulle tagliatelle, sulla pasta all'uovo secca che abbiamo voluto portare in laboratorio per controllare tutta una serie di elementi, sia come dire, tradizionalmente contaminanti, quindi abbiamo controllato tanto i pesticidi quanto i metalli pesanti, piombo e cadmio, ma abbiamo anche fatto delle analisi per capire, diciamo, la qualità stessa di questo prodotto, molto spesso relegato alle giornate, pranzi di festa, ma che invece dà i risultati appunto al Salvagente. È una pasta che effettivamente si candida anche ad essere consumata più spesso durante la settimana. Prove di qualità che in prima battuta hanno sicuramente riguardato il contenuto di uova all'interno della pasta. Ricordiamo che per legge deve essere presente il 20% di uova e ci sono alcuni produttori che dichiarano addirittura, diciamo, l'utilizzo di 8 uova per chilogrammo di pasta, e quindi insomma siamo andati a capire se effettivamente c'è tanto una rispondenza a quello che prevede la legge e nello stesso tempo per verificare anche le affermazioni che alcuni produttori fanno sulle confezioni. Diciamo subito che da questo punto di vista, come quello dei contaminanti, i prodotti che abbiamo analizzato non deludono, e questa, diciamo, è una bella novità, soprattutto perché in passato, ad esempio, nei test condotti al Salvagente sulla pasta secca tradizionale, la presenza ad esempio di glifosato ha determinato anche delle sonore eclatanti bocciature. Abbiamo analizzato 10 marchi di tagliatelle secche all'uovo. I risultati sono molto incoraggianti, anche e soprattutto da un punto di vista della presenza di micotossine che sono quei funghi che si attaccano, diciamo così, alla materia prima, quindi al grano, e che possono essere un problema tanto per i più piccoli, per quanto riguarda questa tossina si chiama DON,
ma anche per i più grandi, proprio perché nel momento in cui stavamo definendo diciamo, le pagine del nostro test, in quei giorni è scattato un nuovo limite per la presenza di due particolari micotossine. Ecco, anche se i prodotti che abbiamo analizzato non erano obbligati a rispettare queste nuove limiti molto più severi e quindi molto più tutelanti per noi consumatori, noi con il solito, come dire, insomma, con la solita severità che contraddistingue il salvagente, li abbiamo applicati. Ecco, in questo caso effettivamente ci sono alcuni prodotti che possono essere non indicati per tutta la famiglia, proprio perché questo tipo di sostanze e di contaminanti prevedono un doppio limite, no? Per gli adulti e per i bambini. Detto questo, naturalmente possiamo dire che la pasta all'uovo, appunto, è un po' sinonimo di domenica, di pranzo, di festa, e proprio su questo abbiamo voluto giocare con un titolo che un po' riguarda i risultati positivi del nostro test e ci arriva a far dire che è sempre domenica, nel senso che è una pasta che può essere tranquillamente consumata anche non soltanto la domenica e non soltanto nei giorni di ricorrenza. Una pasta che, come ci spiegano i nutrizionisti e esperti che abbiamo sentito, è sicuramente molto più digeribile della secca normale perché è meno fermentante. Una pasta che è al riparo da quello che è un nuovo rischio che riguarda il piatto simbolo della cucina italiana, cioè la pasta, che è una nuova sostanza, un contaminante processo che si chiama furosina. Anche in questo caso abbiamo sentito una esperta che ci dice perché questo tipo di pasta è molto al riparo, e poi abbiamo voluto indagare sul tipo di uova che vengono utilizzate. Molto spesso, diciamo, non c'è obbligo di spiegare il tipo di allevamento, quindi il sospetto è che vengano utilizzate uova da allevamento in gabbia, una pratica cruenta, se pensiamo che una gallina, appunto, ovagliola vive la sua vita in uno spazio grande quanto questo giornale, fondamentalmente, cioè un foglio A4. Siamo andati a capire chi invece utilizza e perché lo scrive, diciamo, in etichetta in maniera volontaria. Insomma, tutte queste informazioni e ancora una volta una guida all'acquisto del prodotto che magari soddisfa più sia il vostro palato sia le vostre tasche, lo trovate nel nuovo numero in edicola del Salvagente, con tutti i risultati sul test su 10 tagliatelle all'uovo. Anche questa puntata del TG del Salvagente termina qui. Come sempre potete rimanere aggiornati leggendo la nostra rivista oppure seguendoci sui nostri canali social e sul nostro sito. Un buon proseguimento di serata a tutti voi.